Ma mica si può volere la luna? E invece sì, perché siamo pronti a tornarci. Ascoltate. Dopo quasi 3 mesi di rinvii è finalmente partita la missione Artemis 1 della NASA. Parliamo del razzo Space Launch System, decollato dalla Florida portando con sé senza equipaggio la capsula Orion. Destinazione l'orbita lunare. Ma davvero ne vale la pena? Sì, per almeno 4 motivi. Vediamoli. 1. Questa è solo la prima missione del programma Artemis, ma non sarà l'ultima. E lo scopo non è solo quello di replicare quanto già fatto da Neil Armstrong e Buzz Aldrin nel 1969, quando l'uomo ha camminato per la prima volta sulla Luna. Questa volta si punta più in alto, stabilire una presenza duratura sul nostro satellite, costruendo un vero e proprio campo base lunare. Questo ci porta dritti al secondo motivo per cui tornare sulla Luna è un'ottima idea. Se il programma Artemis andrà a buon fine, potremo fare un balzo avanti enorme nell'esplorazione spaziale. Ce lo spiega il prof. L'obiettivo principale del ritorno sulla Luna è di porre le basi per la creazione di una generazione interplanetaria di esploratori, dapprima con le missioni robotiche e successivamente con le missioni umane, orientate alla colonizzazione di Marte. Dovremo utilizzare le risorse in loco per la costruzione di infrastrutture utili per il lancio delle missioni, sfruttando uno dei grandi vantaggi della Luna, seppur in un ambiente ostile, ovvero la ridotta gravità rispetto a quella terrestre, che consentirà un risparmio in termini di dispendio di energia. Terzo motivo, la ricerca. Sulla Luna si potranno fare esperimenti unici nel loro genere, testare e sperimentare tecnologie nuove e naturalmente conoscere molto meglio il nostro satellite. Veniamo al quarto punto. Tutti gli sforzi che vengono fatti lassù ci saranno utilissimi anche quaggiù. Conquistare la Luna porta grandi opportunità, anche economiche. La collaborazione tra imprese spaziali e imprese più tradizionali come quelle dell'energia e dell'estrazione mineraria sarà fondamentale per la costruzione di infrastrutture sulla Luna, con ricadute positive qua a terra. Ad esempio, una delle più grandi società minerarie del mondo ha confermato che il design modulare, flessibile e miniaturizzato dei futuri impianti lunari potrà portare ad ingenti risparmi di natura ambientale ed economica qua a terra, perché sarà molto più efficiente dei tradizionali impianti di estrazione che abbiamo oggi a disposizione. Volete un esempio? Sulla Luna non si potrà sprecare neanche una goccia d'acqua e quindi sarà utilissimo imparare le tecniche antispreco degli astronauti e importarle qui sulla Terra. Andare sulla Luna significa proiettarsi verso il futuro. Pronti al decollo?